Dottoressa Turchetti, volevamo sapere come nasce questo nuovo quadro logico e quali sono le principali novità. Il quadro logico nasce a seguito della nuova PRAG. Nel 2015 sono state sviluppate le nuove practical guidelines della Commissione europea per la regolamentazione finanziaria dei progetti per i paesi in via di sviluppo, per i paesi candidati, i paesi in processo di preadesione e per i paesi di interesse di vicinato. La nuova regolamentazione finanziaria e quindi sull'eleggibilità della spesa e sulla legalità dell'azione dei finanziamenti europei. A seguito di questa nuova PRAG è nato il nuovo quadro logico. È un quadro logico che si differenzia da quello precedente soprattutto per quanto riguarda gli indicatori, nel senso che la prima parte del quadro logico rimane la stessa, cioè la descrizione del progetto, il cosiddetto intervention logic, quindi l'obiettivo generale, l'obiettivo specifico, i risultati, le attività, più o meno rimangono quelle. È la definizione degli indicatori che cambia. Prima si parlava di indicatori di qualità, quantità e tempo, dei cosiddetti indicatori SMART. Adesso non si parla più degli indicatori SMART, ma si parla di indicatori che chiaramente in quanto indicatori devono sempre dare un'indicazione di qualità, di quantità e di tempo, ma non più solo e soltanto SMART, ma saranno degli indicatori che devono dare innanzitutto una baseline, cioè il punto di partenza da cui si parte, nel calcolo degli indicatori. Il punto di medio tempo e il punto finale, il target finale. Soprattutto devono anche dare un dato che tiene in considerazione le politiche di genere, cioè il riferimento a questo punto di politiche di genere rispetto al target group di riferimento. Le assumption e le fonti di verifica rimangono le stesse. Con quali modalità e finalità lo ha adottato la Commissione europea? Per aiutare la definizione sicuramente degli indicatori, ma soprattutto la valutazione e il monitoraggio. Il quadro logico precedente non prevedeva l'indicazione della baseline, cioè del punto di partenza e del punto di medio termine, degli indicatori di medio termine, prevedeva soltanto il target, cioè quello che si voleva raggiungere con il progetto europeo, con i risultati e con l'obiettivo specifico. In questo caso era fondamentale valutare innanzitutto a livello di obiettivo generale l'impatto che questa azione poi ha su una determinata politica europea. Importantissimo valutare, ma soprattutto nel monitoraggio interno che poi ogni project leader deve fare all'interno delle proprie attività del progetto, monitorare come dire, il processo di attuazione delle attività, quindi dei risultati e poi dell'obiettivo specifico, quindi con un dato di partenza iniziale, un dato di partenza di medio termine e poi chiaramente il target finale. Quindi le finalità erano sicuramente una maggiore definizione degli indicatori, ma soprattutto per il monitoraggio, per il controllo interno. L'impegno di EIPA nel diffondere il nuovo quadro logico implica anche la sua azione al di fuori dei progetti europei? Sì, assolutamente sì. EIPA ha l'onore di servire la Commissione europea tramite il LOT 2, che è il LOT che permette ad EIPA di fare formazione a tutti i dipendenti delle istituzioni europee, quindi Commissione, Parlamento, agenzie, Consiglio, eccetera. E specificatamente su project management, strategic management, risk management, impact assessment, eccetera. All'interno di questo lotto, per la Commissione, noi facciamo corsi sul PM Square, il Project Cycle Management, il quadro logico, il nuovo quadro logico. Per ora chiaramente alle delegazioni, però sempre di più quando andiamo nelle agenzie esecutive, che poi sono quelle che gestiscono i progetti, e si devono fare corsi di progettazione, cerchiamo su richiesta della Commissione stessa di prendere tutto quello che più si può applicare alle loro esigenze dai vari manuali. Uno di questi è anche il quadro logico, perché come poi è stato detto prima, è uno strumento che sviluppato in questo modo, quindi con un dato sugli indicatori, con un dato di partenza, un dato di medio termine, un dato di target, un dato finale, un target finale, permette un monitoraggio interno e un controllo, quindi una valutazione da parte della Commissione che effettivamente garantisce una sorta di corretta attuazione delle attività e un controllo maggiore. Questo applicato ad altri programmi, tipo per esempio Horizon, tipo Progress, tipo Europa Creativa, tipo Cosme, dà in maniera più precisa l'idea di come effettivamente calcolare gli indicatori e fare poi ovviamente monitoraggio e valutazione.